la funivia sul Vesuvio. Provate a immaginare una cosa del genere. C'erano tanti anni fa questi percorsi, a un certo punto ci si fermava su una piazzola a metà strada, diciamo, ma è un'idea che vogliamo riprendere, in condizioni ovviamente di sicurezza. C'è un'altra idea alla quale pensiamo di lavorare, che mi ha proposto Mario Casillo, fare un grande parco floreale, un altro elemento di attrazione turistica nell'area vesuviana. Stiamo cercando di utilizzare la vecchia rete ferroviaria dismessa per fare un grande parco urbano che arriva, diciamo, da Pompei al mare, può essere una grande pista ciclabile, che può diventare un luogo per eventi sportivi di livello internazionale. Poi stiamo lavorando per la messa a punto di un piano per la sicurezza. Stiamo parlando del Vesuvio. E voi sapete che abbiamo una regione estremamente delicata anche da questo punto di vista. Perché fra Campi Flegrei e area vesuviana abbiamo un territorio estremamente delicato e che richiede il massimo di attenzione. E quindi stiamo preparando piani per la sicurezza, cioè piani di evacuazione in caso di problemi sismici, per mettere in sicurezza 1 milione di abitanti. Allora ci stiamo muovendo, come vedete, a 360 gradi.